Inaugurata la torre di San Luca in piazza Canevaro a Terranova Bracciolini, restaurato e messo in sicurezza uno dei simboli della cittadina, restituito alla cittadinanza grazie ad un intervento di circa 300.000 euro finanziato interamente dall'amministrazione comunale. Al taglio del nastro, insieme al sindaco Sergio Chienni, i bambini dei centri estivi del CIAF e il professor Carlo Fabbri, che ha illustrato la storia dell'antica torre. Credo sia un momento importante perché non è solo un simbolo del nostro passato, ma anche del nostro senso di appartenenza e di identità, quindi del presente e del futuro. Per questo abbiamo voluto che fossero presenti e li ringraziamo i bambini che fanno attività al CIAF con i centri estivi, perché è importante riscoprire la storia della nostra comunità. Spesso sfioriamo durante la giornata passeggiando luoghi ed opere d'arte che sono importanti ma che non conosciamo a fondo, quindi questo è un momento importante anche in tal senso. La torre è nuovamente fruibile, è possibile salire fino in cima e godere da un'altezza anche significativa quella che è la visuale di Terranova, ed era una torre d'avvistamento importante per l'allora città murate per il perimetro murario. Purtroppo Terranova ha subito delle ferite importanti alla fine del secondo conflitto mondiale. I tedeschi in ritirata hanno minato e fatto saltare dei luoghi che per noi erano importanti, a cominciare per l'appunto anche dalle porte d'ingresso del nostro centro storico. È importante avere cura e custodia di ciò che è rimasto. Questo potrà essere un luogo in cui si fanno piccole mostre, può essere il punto di avvio per dei percorsi all'interno della nostra città, proprio per conoscerne a fondo la storia, sia per gli abitanti, i residenti, sia per i turisti. Lavori complessi iniziati nel 2017 a causa di una crepa apertasi sulla parete della torre che ne metteva a rischio l'incolumità. È stato pensato un progetto che innanzitutto ricucisse tutta la maglia muraria, perché era completamente fessurata, insomma c'erano delle fessure veramente importanti, e rincatenare diciamo tutti i piani, perché sono quattro piani, in modo da avere un elemento abbastanza rigido e tale da poter resistere a tutte le varie sollecitazioni, insomma, che potrebbero aversi, insomma, in futuro.